Buongiorno a tutti, sono Monica Sirelli dal sito www.ft-azione.it e dal canale YouTube FT Azione e parliamo oggi di creare, co-creare. Che cosa intendiamo con questo termine? Intendiamo partire da un progetto, da un'idea che si trova dentro di noi per poterla manifestare verso l'esterno. Manifestarla verso l'esterno necessita, oltre alla nostra volontà e al nostro fare, anche alla collaborazione, alla compartecipazione di qualcosa di esterno, di qualcosa di visibile, cioè delle altre persone, della vita, e di qualcosa di più invisibile, cioè della nostra parte potente, della nostra parte animica, della nostra parte nascosta. Quello che potremmo chiamare il nostro amante segreto interiore, che ci può aiutare a raggiungere questo obiettivo. Quindi, spesso noi, quando abbiamo un obiettivo, ci sentiamo soli nel suo raggiungimento, ci sentiamo non compresi, non inclusi, non appartenenti, non visti, non ascoltati. Ecco, quando questo sta accadendo, è perché non tutte le parti di noi sono congrue rispetto a questo obiettivo. Non tutte le parti che si trovano all'interno di noi stessi stanno lavorando per questo obiettivo. E allora, quando manca la nostra parte potente, la nostra parte animica, la nostra parte invisibile, o quando manca l'apertura rispetto agli altri, la volontà di servire, la volontà di darsi in questo progetto, perché quando noi manifestiamo da un'idea, vuol dire che qualcosa che non è ancora visibile, qualcosa di invisibile, qualcosa che ci è arrivato, anche volendo da altri mondi, sta per arrivare. Sta per manifestarsi, sta per essere concretizzato, ma per essere concretizzato servono tre elementi. Serve prima di tutto la fede in quello che sto facendo, nel valore di quello che sto facendo, la fede negli altri, la fede nelle collaborazioni, la fede che la cosa andrà bene, la fede profonda che ha il contadino quando mette il seme. Secondo, serve la collaborazione, serve la famiglia, servono famiglia intesa ampia, cioè le altre persone, il mondo, le situazioni esterne. E terzo, serve ovviamente il talento, cioè la capacità, la connessione di manifestarlo. Quindi, come vedete, non riguarda solo noi, ogni singolo progetto, riguarda l'insieme delle persone, riguarda tutte le persone a cui lo proporremo, riguarda tutte le persone con cui collaboreremo, riguarda tutte le persone che verranno a lavorare per noi, che lavoreranno con noi, che vivranno con noi, che collaboreranno in questo processo. E quello che a volte manca è proprio questo spirito di squadra, per cui poi faremo sicuramente un audio, perché è una nostra società individualista, dove penso semplicemente al mio piccolo spazio, una struttura sociale, potremmo dire patriarcale, una struttura sociale dove c'è l'io padrone. Ecco, qui si tratta di ampliare il progetto, si tratta di renderlo qualcosa di più grande, di più visibile, di condivisibile e quindi anche di uscire dallo stato mentale di prepotenza per entrare in uno stato di collaborazione, ma che il nostro progetto sia professionale, che il nostro progetto sia relazionale. Sempre c'è una relazione prima interiore con la nostra parte invisibile e poi esteriore con gli altri, con le persone intorno a noi. Ecco, se riusciamo a entrare in questa dimensione profonda di relazione interiore ed esteriore, le cose andranno in modo molto più fluido. Ecco, quindi stamattina, oggi, perché non so a che ora voi lo guarderete, qua adesso è mattina, faremo proprio questo video proprio dedicato a questa connessione con il vostro obiettivo, a questa connessione con la vostra parte interiore, a questa connessione con la famiglia esteriore. Quindi partiamo subito dal punto karate. Ho questo obiettivo e l'ho pensato solo mio. Mi permetto di farlo diventare obiettivo del mondo. E quando dico obiettivo del mondo, divento un canale, uno strumento che la vita usa e quindi mi metto al servizio per canalizzare questa situazione, questo progetto. E mi connetto a tutta la famiglia universale per presentarlo, per portarlo, per condividerlo.
sopra la testa, il mio progetto, il mio obiettivo è un figlio. Un figlio che nasce dall'unione tra il mio visibile e il mio invisibile, tra le mie parti razionali e le mie parti animiche. E tutte le parti di me collaborano. Centro dell'occhio, evoco questa dea, questo Dio dentro di me, perché mi aiuti, mi sostenga in questa manifestazione. Fate un bel respiro. Lato dell'occhio, perché ogni parte di me stia creando insieme. Co-creando per questo obiettivo. E pensate al vostro obiettivo, visualizzate il vostro obiettivo, mentre sentite che le forze dentro di voi si stanno muovendo con voi, con te, sotto l'occhio. E mentre faccio questo, mi apro alla condivisione con la famiglia esterna. Quindi nel caso di lavoro, clienti, collaboratori, colleghi, nel caso di progetti di gruppo, al gruppo, agli amici. Già presenti nella mia vita e nuovi. Sotto il naso, un'apertura. Proprio come la nascita di un figlio, che è l'apertura simbolica del corpo della donna, ma è anche l'apertura del cuore, anche l'apertura fisica, la rottura della struttura. Quando si partorisce c'è proprio una rottura della struttura. Sotto la bocca mi apro per offrire il progetto al mondo. E condividerlo con il mondo. Non è più vostro figlio, è il figlio del mondo. È il figlio della terra. Non è più nostro progetto, è il progetto della vita, il progetto della terra. E sento questa profonda missione collegato a tutti gli altri. Clavicola. E quindi mi sento amato e aiutato in questo progetto. Mi sento che altri collaborano e partecipano a questo progetto, come una squadra. Punto del timo, faccio squadra rispetto al mio progetto. Un respiro. Ancora un respiro. Sotto l'ascella, mi merito di fare squadra rispetto a questo progetto, il progetto condiviso sotto l'ascella e rivisualizza il tuo progetto e osservalo nelle sue parti, nelle sue connotazioni. E ripeti, in questo progetto siamo una grande famiglia. Apro il mio progetto al mondo e mi permetto di condividerlo, di entrare in una dimensione più ampia, da io e te a noi. Tabacchiera, creo insieme all'invisibile e ai fratelli e alle sorelle esterne. Respira. Gamut. E vedo il mio progetto, sento il mio progetto condiviso, amato, appartenente, aperto, fluido, libero di andare nel mondo. Punta dita, e da essere il mio progetto
passa ad essere il nostro progetto. Fai un bel respiro. E ripensando al progetto, da quando abbiamo iniziato il nostro giro ad ora, vorrei che tu sentissi se c'è più apertura o meno apertura e se ci sono delle rigidità e che tu ti picchiassi proprio picchiettassi rispetto a queste rigidità, facessi tapping su queste rigidità. Dove senti nel corpo rigidità, chiusura, freddo, caldo? Cioè, cosa senti rispetto a questo progetto? Cioè deve diventare gioia pura. Se non è gioia pura, se esiste la paura, se esiste il dubbio, cioè l'aspetto mentale, è lì che bisogna scendere più profondamente in questo concetto di fede ed invisibile. E tieni fatto questo giro proprio perché ti permette di vedere di volta in volta cose diverse. Ogni volta in cui lo farai, ti accorgerai di elementi diversi, di situazioni diverse. Allora lì lavorerai su questo punto nuovo. E il progetto può essere il lavoro, dicevamo, può essere anche la vita di coppia, può essere un partner. Cioè pensiamo a un partner, noi pensiamo a io e te, quindi è una cosa chiusa. No, è una cosa dichiarata alla vita, è una cosa di cui la vita partecipa. Perché la vita partecipa? Perché anche il partner stesso è figlio di un sistema, ha degli antenati, ha delle persone dietro che lo sostengono. Quindi prendere un partner è prendere il sistema, prendere le sue credenze, le sue abitudini, il suo mondo visibile, il suo mondo invisibile, le sue ombre e le sue luci. Proprio per evitare di diventare in una relazione illusoria di una persona che non esiste, solo proiettiva, dove ti proietto solo come voglio che tu sia, entrare in una dimensione di un progetto qualunque esso sia, è questa dimensione. Quindi sentite proprio come tutte le vostre parti e tutte le parti degli altri siano in collegamento, in connessione. Questo ci aiuta prima di tutto a comprendere molto di più, a includere molto di più e secondariamente a essere meno soli, quindi avere più potere, avere più energia, avere più sinergia, perché ovviamente dove c'è gruppo c'è più forza. Quindi anche se il progetto sembra qualcosa che è tuo e tu sei il leader del progetto, ma ci sono altre persone necessariamente che partecipano a questa situazione, fosse anche un progetto animico di sviluppo personale. Ci sono altre persone, ci sono i compagni di viaggio, ci sono gli insegnanti, ci sono gli insegnamenti, c'è la tua parte anche anima anche lì. Quindi vedete, c'è sempre una relazione con l'esterno e una relazione con l'intimo. Ecco, entrare in questa dimensione ti permette, vi permette di comprendere, di includere, di portare dentro e questo trasforma il progetto in qualcosa di molto più grande, al servizio della vita e al servizio degli altri. Allora ecco che cresce, perché c'è questo darsi, questo dare questo progetto alla vita. Non è mai nostro, effettivamente non è mio, è nostro, è una cosa collettiva, un gruppo, un progetto di tutti i praticanti, delle famiglie dei praticanti, dei temi che vengono portati, quindi delle persone che trattano i temi portati all'interno di tutte le persone che ci circondano, è qualcosa di collettivo. Sentite, no? Quando una persona viene e porta un tema, una persona ha un tema con una persona da risolvere, quella persona fa parte del gruppo Effettiazione, facciamo parte quando portiamo, il vostro lavoro fa parte. Quindi sentite questo senso di inclusione, questo senso di famiglia. Proprio nei nuovi hashtag vedete che ho proprio messo FT Family, cioè gruppo, famiglia, in senso molto ampio, famiglia cosmica. E questo ci fa sentire meno soli, ci fa sentire più integrati, più collettività, più comunità. E questo veramente cresce da questo, da questa società individualista, da questa società dove siamo profondamente soli. Ci sentiamo soli nell'illusione della solitudine, squarciamo Maya e scopriamo la collettività, la connessione, le persone che ci aiuteranno in questo progetto, le persone che parteciperanno, le persone che lo faranno loro. E allora tutto diventa molto, molto più semplice. Dove con loro non intendo solo le persone, intendo le loro anime e intendo naturalmente la vita, questo sistema che ci sostiene.
Ecco, spero che queste parole siano entrate profondamente in te e proprio che tu abbia la voglia, la necessità di sperimentare più e più volte questo giro, proprio per scoprire queste mille sfaccettature, queste poliedriche sfaccettature dentro di te soprattutto, ma che sono poi mie, che sono poi nostre, che sono poi di questo gruppo di lavoro e di molti gruppi di lavoro a cui noi apparteniamo. E quindi buon viaggio. E buona manifestazione del tuo progetto, del nostro progetto.